Pronti Firenze oggi, stazione Leopolda, SEOS Summer Edition. Primo personaggio da rincontrare e da intervistare, Marco Montemagno. Questa sarà sicuramente un'occasione di apertura nella rivoluzione nel mondo digitale da parte della Toscana. Posso una domanda, Marco? Il boss dei massaggi, Michelangelo, slash, il suo nonno. Lui è... Se hai bisogno di un massaggio? Ecco sì, un angolo di massaggio non si poteva fare. Un angolo di massaggio che serve. Una domanda importante. Vai. Una delle tue previsioni. Future piattaforme social saranno visive, più di tutte, quando? 2020 questo switch off? Sono già visive. Li vogliamo tutti perché tu dici solo il 10% segue il tuo consiglio. Ah certo, la parte audio sarà sempre più importante. Lui Paolo va bene, chiedi a Paolo. Cioè, io ho tutte le risposte, basta mi fai una domanda. Se poi di partire dalla risoluzione di un problema. La FAO ogni anno ci ricorda che nel 2050 saremo 10 miliardi, per produrre cibo per tutti avremo bisogno del doppio dell'acqua potabile e del doppio del terreno, purtroppo ne avremo solo la metà. I più grossi consumatori di acqua al mondo sono agricoltori e allevatori. Da qui l'idea di un'agricoltura che producesse molto di più con molto meno, un apporto massiccio di tecnologia per determinare un risultato. Noi riusciamo a produrre un chilo di pomodori, un chilo di insalata consumando 2 litri d'acqua. Solo 2 litri d'acqua? Solo 2 litri d'acqua contro i 75 del campo aperto. Partner del nostro network, l'utente finale viene raggiunto con un'offerta premio che può essere di suo interesse. Matteo Martinelli di Edit. Ho letto subito la parola social media, sono innamorato della parola social media. Cosa ci dici del tuo progetto, della tua azienda? Allora, Edit è un tool, un software, un gestionale per chi lavora sui social. Più persone, il social media manager, il grafico, il copywriter, possono lavorare insieme per presentare al proprio cliente il progetto migliore, ovvero una preview dei post che verranno pubblicati sulle sue pagine. Per adesso gestiamo Facebook e Twitter, a breve integreremo anche LinkedIn e Instagram. Esattamente. Io, da premettere, sono innamorato di Instagram, esatto, e di Facebook. Cosa pensi di Instagram o cosa pensi di Facebook? Ah, Instagram sostanzialmente è dove i giovani, i ragazzi oggi lavorano di più, nel senso è dove mia sorella, che ha 19 anni, sta tutti i giorni. Facebook è diventato più una piattaforma per noi, diciamo, del mestiere, sempre più tecnica, per cui tool come questi di automazione, di gestione del cliente o comunque delle analytics, di tutta la parte di reporting, aiuta il lavoro. Io penso che con Facebook, almeno per l'esperienza personale, a livello locale e territoriale si lavora bene, quindi anche esempio come campagne di sponsorizzazione a pagamento, c'è un locale, un'attività. Noi abbiamo, con la nostra agenzia di comunicazione di Bologna, abbiamo diversi clienti locali e su Facebook riescono a monetizzare molto bene, anche con piccoli budget, basta ritagliarsi le proprie nicchie, le proprie con il proprio ads, insomma ritagliarsi il proprio circolo di clienti, insomma. Benissimo, vediamo se con Holistic Channel qualche mio follower può avere una consulenza per voi. Dove vi trovate? Noi ci troviamo a Bologna, la nostra agenzia si chiama Houston, potete cercare Houston o Edit Social. Emilia, sono il co-founder di Family Nation, l'e-commerce per genitori esigenti, lo chiamiamo noi. Io ho 2 gemelli di 6 anni, vediamo un po'. Sei molto esigente, allora. Molto, i miei figli. Esatto, più che altro sono i bambini. No, il nostro è un e-commerce, vendiamo oltre 200 marchi selezionati da tutto il mondo con criteri di qualità, bel design e sostenibilità. Io
io personalmente mi occupo di selezione del prodotto e la anche creativa, della creativa della azienda. Diciamo più che creativa, anche creativa, ma sto molto attenta proprio alla qualità, certo, e alla scelta dei prodotti. Abbiamo un team eccellente, siamo io, Aidan e altre 8 colleghe, tutte donne, molto giovani, creative, appassionate, e questo secondo me è una delle grandi nostre forze. Su Facebook dove ti troviamo? Family Nation, e su Instagram è My Family. Jacopo Paoletti, cofondatore e direttore marketing e comunicazione di Userbot. L'intelligenza artificiale è il futuro, cioè sì, è il futuro, sarebbe il presente, però ancora non ci siamo entrati. È il futuro, in primis io. Il futuro è meno hollywoodiana di come viene raccontato, ovviamente. In questo momento l'intelligenza artificiale potenzia l'uomo e non lo sostituisce. Diciamo, noi siamo un'intelligenza artificiale che si occupa di conversazioni per le aziende, quindi la nostra intelligenza artificiale si installa come una chat all'interno del sito, del canale social del cliente, della messaggistica, e risponde in maniera automatica alle risposte che vengono fatte dai nostri clienti finali. Non perdiamo clienti ed è meno stress. Assolutamente sì, e riduce il carico degli operatori umani. Non è che togliamo il lavoro agli operatori umani, gli togliamo la parte più... Esatto, gli togliamo la parte più faticosa, quella più ripetitiva. Cioè quelle... Tipo call center, queste cose qui. Esattamente, oggi... Ho capito. Dentro i call center oggi è proprio le risposte alle domande ripetitive. Quindi oggi stiamo già usando gli umani come delle macchine. Quello che facciamo noi è esattamente l'opposto. Sostituiamo questa parte, facciamo noi la macchina che risponde alle domande ripetitive. Ovviamente permettiamo all'operatore umano di concentrarsi sulla parte più qualitativa, quindi rispondere alle domande più qualitative. Un po' come l'automobile con il cambio automatico. Cioè, esattamente. Andiamo a facilitare le... Esattamente. All'inizio anche l'automobile con il cambio automatico ci ha messo tempo per essere adottato, ovviamente, perché dai, il piacere della guida, mi piace il cambio manuale, no? È la stessa dinamica che c'è in questo momento anche con l'intelligenza artificiale. C'è una sorta di paura di fondo, no? Come se l'intelligenza artificiale ci togliesse il lavoro. In realtà non è così, Patrizio Donini di Chisi, il primo servizio check-in e check-out automatizzato per il mercato della ricettività. Non ci credo. Come funziona? No, perché queste cose futuristiche, tecnologiche, allora, vero? Sì, allora siamo sicuramente avanti, siamo la prima startup d'Italia, noi ci mettiamo in condizione di liberare dal momento dell'incontro l'ospite con il proprietario della casa quando si rinota a fare il su booting. Quindi immaginati che in Italia oggi ci sono 11 milioni di check-in, quindi vuol dire 11 milioni di cristi che aspettano 11 milioni di poveri cristi. Okay. In pratica stanno fregando parte della loro vacanza. Bravi, bravissimo. Quando parti da New York per venire a Firenze, anzi a Roma, la tua vacanza non sta partendo, parte quando entri in struttura. E noi cerchiamo di farli partire questa vacanza da subito. Quindi ci occupiamo di tutta la parte burocratica, ci occupiamo di dargli accesso alla struttura, e tutto dematerializzato. Non c'è personale, ma c'è un'assistenza H24, 7 giorni su 7, che parla fino a 3 lingue e che può dare tutto il supporto agli ospiti. Dove ti troviamo? La pagina Facebook? La pagina Facebook è Chisi, www.chisi.com, il nostro sito, ci trovi su Facebook cercando Chisi. Ecco come si chiude questa grande esperienza a Firenze. Il futuro è qui, il futuro è qui. Ciao, seguiteci su Holistic Channel, la televisione lunare. Ciao, grazie.